in primis ci scusiamo con la gente, però purtroppo non sta succedendo niente di particolare, si stanno semplicemente rifiutando delle prestazioni straordinarie, cioè ci sono capotreni che hanno un organico sottodimensionato da circa 5 anni. E in questo momento stanno rifiutando delle prestazioni straordinarie. Tutto qui, non c'è agitazione, non c'è sciopero. È purtroppo una volontà dell'azienda che deve andare avanti così. Non si fanno assunzioni, per cui questa è la situazione. Ci piacerebbe che cominciassero a pagare in tempo gli stipendi. Purtroppo questa azienda da un po' di tempo non paga nemmeno più gli stipendi con regolarità. Comunque quando arrivano gli stipendi, gli straordinari vengono pagati regolarmente. È impossibile, venire a Napoli sta diventando traumatico tutti i giorni. Io abito a Rione, a zona orientale di Napoli, e c'è dove abito io solo una linea di pullman. E abbiamo dei disagi che passano dopo un'ora e mezza. Eppure sono 3 chilometri, ma purtroppo noi siamo un regime che tagliano tutto. Ho chiamato mio marito e mi viene a prendere. Pure ieri è stata la stessa cosa, anche stamattina. Abbiamo fatto una corsa per pigliare la vestuana e alla fine era stata soppressa.